accadimenti degli ultimi 2 anni tra crisi sanitaria, economico-finanziaria e il conflitto bellico tra Russia e Ucraina hanno portato anche il mondo degli HR a rivedere molti dei classici modelli organizzativi. Cambiamenti che nel corso di questi mesi hanno portato al consolidamento di fenomeni come quello dell'International Remote Working, che permette ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni in maniera indipendente in termini di luogo e quindi a distanza dal classico ambiente di lavoro. E proprio a questo tema dedichiamo la puntata di oggi per tracciare un quadro delle prassi più diffuse tra le aziende italiane. Do quindi il benvenuto ad Andrea Benigni, amministratore delegato di ECA Italia, che abbiamo in collegamento. Ben arrivato! Grazie, grazie Chiara, salve a tutti. Grazie, grazie a te per essere qui con noi. Andrea, ECA Italia, in partnership con HR Link, ha da poco lanciato la seconda edizione della survey dedicata ai remote workers internazionali. Stiamo parlando di un fenomeno in crescita? Sì, un fenomeno in assoluta crescita, in evoluzione. A fronte di una discontinuità generata dalla pandemia, le aziende si sono posizionate in modo diverso nei confronti di questo business model, che oggi è sempre più frequente, in particolar modo sul target delle medie e piccole aziende. A quali settori appartengono le 91 aziende coinvolte nell'indagine? I settori sono tra loro i più diversificati. Ci si muove dal manufacturing ai servizi, al farmaceutico. Questo a testimonianza del fatto che il business model si può prestare bene a prescindere dalla tipologia di azienda di cui stiamo parlando. Ciò che è discriminante è ovviamente il job. È più prestante il marketing, la ricerca e sviluppo, alcune tipologie di project management. È ovvio che se sei un plant manager, un direttore di stabilimento, devi lavorare in presenza, non puoi essere un remote worker. Quindi questo è un aspetto che è fisiologico, che si comprende, che poi possa essere declinato in modo diverso da azienda a azienda. E invece quali sono le motivazioni alla base di questo trend in crescita? Ma le motivazioni sono fondamentalmente due. Una la trovavamo anche prima della pandemia, se non in forma così sviluppata, era quella legata a un interesse per un dato paese. La mia azienda sta sviluppando il business in Germania, ha individuato un'area manager che tenga relazioni e contatti con i principali stakeholder che l'azienda ha in quel paese, fornitori, clienti, business partner, individua una risorsa in Germania, una figura di business manager che in assenza di stabile organizzazione dell'azienda italiana in Germania cura questo tipo di attività. Il secondo fenomeno è un fenomeno prettamente connesso agli effetti pratici generati dalla pandemia. La Germania mi interessa non tanto in quanto mercato, mi interessa perché ho individuato quell'ingegnere tedesco che, residente in Germania, rende una prestazione di project management, ricerca e sviluppo per la mia attività. Quindi io individuo il talento e non tanto il paese correlato a quel talento. È ovvio che i problemi poi saranno gli stessi a livello gestionale, a livello di applicazione, di quale sarà la legislazione applicabile e delle politiche di gestione che dovrò fare, che dovranno molto riferirsi alle tematiche tipiche, in questo caso, della Germania. Ma lo stesso discorso potrebbe valere per la Spagna, la Francia, il Belgio. A livello di policy, cosa è emerso? Le aziende si sono dotate di una regolamentazione ad hoc per gestire lo svolgimento del lavoro da remoto, anche dal punto di vista del trattamento retributivo? Sul piano internazionale ancora non troviamo un forte orientamento e una, diciamo, politica di gestione. Le aziende si stanno muovendo molto de facto, okay? Quindi si sta sviluppando una prassi. Se a livello nazionale troviamo policy sempre più mature ed evolute compatibilmente con quelle che sono le norme sullo smart working, a livello internazionale ancora le aziende si muovono ovviamente in aggiustamento, no? Come è tipico del fenomeno di evoluzione aziendale. Siamo in una fase di change management non strutturato, se si può dire. Quindi l'unico aspetto che viene curato con attenzione, oltre a quello della compliance rispetto al paese di riferimento, è sicuramente quello connesso alle politiche retributive. Le politiche retributive sono quelle proprie del paese dove vado a sviluppare un piano di remote working internazionale. Quindi se parliamo di un ingegnere tedesco, di un PM tedesco, dovrò muovermi secondo i trend salariali del project management in Germania. Grazie Andrea per essere stato con noi e per gli interessanti aggiornamenti sul tema. Grazie, grazie a te Chiara.
E grazie anche a voi che ci avete seguito. Vi ricordo che la nuova edizione della survey è disponibile e fruibile gratuitamente sul blog di Ecoitalia, distaccoestero.com.